che nel DNA russo c'è l'autorità. Allora, vediamo un attimo invece di parlare col professor Cevolin. L'autorità, quindi da una parte l'autorità, dall'altra la democrazia, da una parte l'Oriente vicino, dall'altro l'Occidente, valori diversi, eccetera, eccetera. Di fatto, però, chi sta prendendo in mano la situazione è l'autorità. Come mai? Come mai l'Occidente non riesce a prepararsi a queste cose? È parolaio sostanzialmente, ha annunciato per mesi che ci sarebbe stata questa cosa. Quando si è arrivati alle sanzioni, le sanzioni erano minime perché abbiamo smesso di certificare il Nord Stream 2 e nient'altro sostanzialmente. Qualche oligarca gli abbiamo bloccato i conti, ma poca roba. Ecco, c'è davvero questa debolezza dell'Occidente di fronte a qualcuno che appunto è autorità, autorevole, autoritario? Ce ne siamo occupati di questo tema insieme a Vittorio Veneto per degli aggiornamenti che facciamo sui problemi connessi alla guerra. L'abbiamo fatto con, sullo sfondo un libro del Mulino recente, a più mani, con scritti di Caracciolo, di Cacciari, di Umberto Curi e di Ernesto Galli della Loggia. Abbiamo avuto ospite a Vittorio Veneto No, ma la una domanda non era storia questa, la che... domanda era un'altra. Ernesto Galli della Loggia, no, la domanda è, rispondo. Ernesto Galli della Loggia ha detto che il libro era Senza la guerra, l'Occidente è senza la guerra. In particolare Ernesto Galli della Loggia ha motivato le sue riflessioni dicendo che noi europei non siamo pronti a morire adesso per i diritti umani, per la democrazia, per le cose che... sulle quali crediamo. E cioè l'esclusione senza la guerra vuol dire escludere l'opzione guerra da ogni possibilità, cioè eliminarla. Tant'è vero che adesso in che condizione siamo? C'è stato un attacco da parte della Russia, l'Occidente aiuta militarmente con forniture, anche da Aviano sono partite un po' di truppe, ma sono andate in Polonia, insomma, cose. Però ecco, c'è un sostegno, però combatteranno gli ucraini, punto. Cioè, Senza la guerra. sul terreno gli stivali saranno soltanto ucraini. E questa è la prospettiva, cioè nessuno vuole morire per Kiev, questa è la sostanza. Almeno di Noi qua, almeno di qua. siamo consapevoli di questo fatto e vi ricordo che la guerra dura.